È l'occasione per presentare e lanciare il progetto di crowdfunding solidale dell'Orto Torto, che appunto è il progetto che è stato supportato e sostenuto dall'area del Valdarno in termini di sezioni soci Unicoop Coppi Firenze. È un progetto molto importante che risponde alla tematica della povertà, perché poi, come ci spiegherà Don Mauro, è un progetto che mira a dare un'opportunità, a offrire un'opportunità a persone che hanno esperienze difficili alle spalle, dandogli anche una possibilità di inclusione sociale attraverso il tema dell'agricoltura sociale e solidale. I ragazzi concretamente fanno agricoltura sociale e biologica, senza l'uso di additivi chimici, e poi sperimentano com'è la vita, la fatica anche della vita, di coltivare, smuovere il terreno, dissodarlo, mettere la pianta, curarla e poi dopo a suo tempo raccogliere i frutti. È un'attività che l'Associazione Solidarietà Accoglienza e la Caritas Diocesana stanno portando avanti già da tempo, e parlando di povertà ci è sembrato alle tre sezioni soci insieme che fosse un esempio calzante. Già quello che ha detto Lucia rispetto agli obiettivi del progetto Orto Torto rappresentano appieno quelli che sono gli obiettivi di ogni sezione soci COP, quindi Montevarchi, San Giovanni e Figline, nel portare la socialità all'interno delle famiglie. Sì, questa nostra terra di Valdarno, che è una bella terra antica e fertile, dove è cresciuta questa esperienza qui dell'orto e l'esperienza di alcune case di accoglienza per poveri accolte gratuitamente a motivo della povertà, e con gli strumenti poveri ma anche ricchi che sono possibili con la provvidenza della Caritas, e rende più bello il nostro territorio. E attorno alle case d'accoglienza la rete di aiuti ad altre tante famiglie povere, piccoli aiuti, grandi aiuti, un sostegno alimentare di sollievo che con buone collaborazioni si riesce a dare un certo sollievo. È una piccola cosa, però di fronte al buon Dio, ma anche di fronte a chi ha una sensibilità sociale, è un segno significativo, incoraggia altri a fare qualcosa di più creativo e più generativo ancora.